Negli ultimi 30 anni, questa festa pseudo-religioso-commerciale ha perso tantissimo fascino. Ormai i bambini non credono più in quel grosso eterno barbone castiga folletti e massacra renne che lavora un giorno all'anno. Vanno direttamente da papà a chiedere i soldi per il nuovo iPhone, o per l'ennesima console truffa di ultimerrima generazione, o per qualche altra diavoleria che dopo una settimana abbandoneranno nel cestone del «forse un giorno lo userò di nuovo». Ma non è sempre stato così. Una volta i pargoli credevano in Babbo Natale, lo temevano. Dovevano comportarsi bene se sotto l'albero volevano trovare, non so, il trenino di legno, la macchinina di legno o la bicicletta di legno. Caspita, facevano tutto con il legno una volta. Per le industrie era di vitale importanza sottolineare l'esistenza di Santa Claus ai marmocchi e lo facevano tramite spot, programmi radiofonici dedicati, special televisivi e ovviamente film. Come Santa Claus Conquers the Martians. Sì, lo so, è scioccante, eppure esiste. Santa Claus Conquers the Martians è un film del 1964 diretto da Nicholas Webster, fortunatamente inedito in Italia e ancora oggi bollato come uno dei peggiori film natalizi mai creati. E dire che ce ne sono parecchi di indecenti. Come ha fatto questo scempio a distruggere innumerevoli infanzie ben 50 anni fa? Scopriamolo insieme. Oddio, detesto queste canzoncine stile La prova del cuoco. Un momento, costume designer? Siamo solo ai titoli di testa e già ci troviamo con una stucchevole lagna indigesta e un errore di ortografia. Incoraggiante! Santa Claus Conquers the Martians apre il sipario mostrandoci un'intervista esclusiva a Babbo Natale in persona condotta dal capitanovio del giornalismo. This is Andy Henderson at the North Pole. Ooh, it's cold up here. From this spot, there's only one direction you can go, and that's south. Living up here is pretty rough. I don't see how Santa stands it. Il Polo Nord si chiama così perché si trova a nord. Se tocchi il ghiaccio, è freddo, e anche la neve. In Italia, politica è sinonimo di disonestà. Ma chi gestisce il servizio? Emilio Fede? L'intervista procede. Incontriamo il gigionissimo Babbo Natale, sua moglie, gli schiavi. Sì, gli schiavi. Non vedete come sono gioiosi, orgogliosi di essere vestiti come idioti e di sgobbare senza ricevere uno stipendio? Essere un folletto fa schifo. Prancer and Dancer and Dunder and Blitzen and Vixen and Nixon. Nixon? Comunque sia, lo show è così ingiustificatamente popolare da essere seguito anche dai bambini marziani. Sì, ecco a voi, i marziani. Persone abbronzate vestite tutte uguali con le antenne in testa e tecnologicamente avanti anni luce rispetto a noi. Il raggio del solletico. Oh, sicuramente ci vuole una forma di intelletto superiore per scoprire delle applicazioni utili nella vita di tutti i giorni. Drapo, you are the laziest man on Mars. Un marziano ha appena definito uomo un altro marziano? Drapo, you are the laziest man on Mars. Ok, stendiamo un velo pietoso sull'episodio e fingiamo che non sia mai accaduto. Dunque, il marzianone con il raggio del solletico è Kimar, sovrano incontrastato di Marte, nonché padre dei due marmocchi alieni visti poco fa. Ora, giacché non esistono dei programmi televisivi, su Marte dispongono di apparecchi capaci di captare gli spettacoli terrestri. Questa è la prova definitiva, non c'è vita su Marte, altrimenti non mi spiego come mai nessun extraterrestre ci abbia ancora attaccato o liberato, nonostante l'esistenza di programmi come Pomeriggio 5, Studio Aperto o Affari Tuoi. Ed ora Marte, usi e costumi. I marziani sono tecnologicamente avanti rispetto ai terrestri e questo si riflette nel loro stile di vita. Ad esempio, dormono sui tavoli e curano l'insonnia con i raggi del sonno. I had to use the sleep spray on them again. In campo alimentare, gli autoctoni del pianeta rosso si nutrono di cibo compresso in pillole. Hamburger, buttered asparagus, mashed potatoes, and a special treat for them, chocolate layer cake pills. Particolarità dalla quale deduciamo che su Marte ci sono coltivazioni e allevamenti molto simili a quelli terrestri. Curioso che nessuno finora ne abbia mai scovato uno via telescopio.
I bambini marziani non conoscono l'infanzia, vengono istruiti da speciali caschi fin dalla nascita, fatto che li rende mentalmente adulti già da quando iniziano a camminare. Ah, altro fatto curioso, la lingua marziana somiglia paurosamente a quella inglese. It's like looking for a speck of space dust in a comic's tail. Comunque, Kimar manda a letto, o meglio, sul tavolo, i figli, notando però una certa passività nei giovani. Momar, I'm worried about our children. Visto che il problema pare esteso su tutto il pianeta rosso, il Gran Capo convoca il Consiglio dei Pezzi Grossi e si reca alla Foresta del Tuono per chiedere spiegazioni a Chochem, il Gandalf di Marte. We have no children on Mars. They have children's bodies, but with adult minds. Perché quella voce struggente? Non ne ho idea. Mancano 3 settimane alla fine del mese e ho già scialacquato la pensione. Comunque Chochem spiega l'arcano. Non vivendo una vera infanzia e non conoscendo dettagli come la gioia e il divertimento, i bambini di Marte si stanno pian piano ribellando. In poche parole... We need a Santa Claus on Mars. Il consiglio marziano è composto da Kimar, da 3 lecchini che appoggiano ogni sua decisione e da Voldar, ovvero il baffon contrario del gruppo, l'unico che si oppone all'idea di portare il Natale su Marte. I'm against it. Our children are fine the way they are. I don't want any Santa Claus bringing them toys and games. They'll start playing and laughing and running underfoot. They'll become a nuisance. I've made my decision. Ora, come portare il Natale su Marte? È molto semplice, rapendo il Babbo Natale terrestre. La vera domanda è, ma chi svolgerà il lavoro sporco? Kimar e il consiglio. No, non so se mi spiego. Dunque, il sovrano e i pezzi grossi di Marte si rimboccano le maniche per portare a termine la missione. Ma dico, non hanno delle forze di difesa, dei sottoposti, un esercito, qualcuno? Presidente Obama, i terroristi stanno attaccando Washington! In qualità di Presidente degli Stati Uniti, devo risolvere questa situazione. Contatto le forze aeree? Non ce ne sarà bisogno. Apri il portellone, sto per uscire. Una particolarità della navicella dei marziani è che, per stabilizzarsi e regolare la velocità, impiega un sistema... discutibile. Fire! Port side rockets, number one and number two. Port side rockets, number one and number two. Fire! Oops! Sorge però un problema. Gli alieni trovano centinaia di Babbi Natale ovunque e, non sapendo cosa fare, atterrano. Prepare to land. We'll set down in that field near the lake. Rocket silencer is set. Rotor rockets number one and two, fire! Dannazione, Voldar, vuoi stare più attento? Ah, e scoprono anche di avere un passeggero di troppo, ergo lo stupido troppo. Sempre rimasto a ronfare nella scatola del radar, riconoscibile da quei caratteri marziani che paiono riportare, per pura coincidenza, la scritta Radar Box. Una volta a terra, Kimar e Churmaya incontrano i giovanissimi Billy e Betty, grazie ai quali ottengono informazioni di vitale importanza. There's only one real Santa Claus, and he's in his workshop. Up at the North Pole. Per assurdo, Kimar dovrebbe saperlo già, visto che ha sorpreso i figli mentre guardavano l'intervista a Babbo Natale in diretta dal Polo Nord. Ma sapete, se la storia seguiva un filo logico, il sovrano di Marte non avrebbe mai rapito i due bambini. Giunti al Polo Nord, gli alieni si lasciano scappare i prigionieri, desiderosi di avvertire Babbo Natale del pericolo imminente, ma prima dovranno fare i conti con... No, davvero? Ok, siamo nel 1964 e non mi aspetto certo di vedere un orso bianco in digitale o addestrato, ma... questo? Andiamo, si nota da miglia di distanza che si tratta di un uomo gattonante con un costume. Ribadisco, un orso bianco addestrato no, però, non so, ci potevano mettere dei lupi. Ma chissene.
Il bestione se ne va, lasciando i pargoli in balia del più grande prodotto mai partorito dalla scienza e dalla tecnologia marziana, Torg. Sembra il figlio segreto di Bender e Rosie. Comunque nulla da dire al riguardo, soprattutto considerando come all'epoca l'umanità immaginava un robot futuristico. I bambini vengono così ricatturati e Torg assalta il laboratorio di Babbo Natale. You're the biggest toy I've ever seen. E con questa frase il panzone intorta Torg, da adesso incapace di rapire e minacciare. Sì, lo so, non ha senso. L'insuccesso costringe Kimar e Sgarry a uscire allo scoperto, a congelare tutti con un raggio misterioso e a portar via Santa Claus. Fatto che non passa inosservato ai giornali di tutto il mondo. Sicuri? Ma guardiamo le testate italiane. Sempre grave lo stato di segni, critiche le condizioni di segni, non una parola sull'accaduto. Insomma, qualcuno dietro le quinte del film ha preso dei giornali stranieri a caso e ha puntato sull'ignoranza del pubblico target, ovvero i bambini. Ma sì, è un film per mocciosi, cosa ne capiscono loro? Toh, mettici anche questo playboy norvegese. In tutto questo vi sto risparmiando gli inutili retroscena inerenti alle reazioni dei terrestri. Completamente impreparati, caotici, chiacchieroni e confusi. Infatti, nel film non sono di alcuna utilità. Cosa fa Babbo Natale? Beh, continua a ridacchiare e a sparare battute di dubbio gusto. Cioè, non si rende nemmeno conto della gravità della situazione. He's such a funny little man. Why, I've only been with him for 5 minutes and he has me laughing just like an earthling. What's soft and round and you put it on a stick and you toast it in a fire. And it's green. I don't know what. A Martian I marziani non contano, non hanno senso dell'umorismo. Approfittando della distrazione dell'equipaggio, Boldar il Terribile conduce gli ostaggi nella camera d'equilibrio per sputarli nello spazio aperto, ma il suo malefico piano fallisce. Quindi, seccato, Kimar affronta l'insubordinato membro del consiglio. Dunque, perché tutte le scazzottate nei vecchi film di fantascienza sono così patetiche? Davvero, sembra una regola fissa. Una volta atterrati su Marte, ovviamente, Voldar riesce a scappare. Avendo altre priorità, Kimar porta gli ostaggi a casa sua e li tratta come ospiti di un certo livello. Perché in questo film la questione del rapimento non viene presa sul serio da nessuno? Vabbè, Babbo Natale che se la ride ci può stare, in fondo è un personaggio stravagante, ma che dire di Kimar? Insomma, perché presenta gli ostaggi a moglie e figli? E non tentare di scappare, o di te non rimarranno neanche le ossa, capito? Va bene, farò tutto quello che vuoi, ma non farmi del male. Questa è mia moglie. Molto piacere. Il piacere è mio? Vieni, ti mostro il bagno nel caso volessi farti una doccia prima di cena. Cucino io, sono molto brava, sai? Bene. Ah, dimenticavo. Eccoti 5.000 euro per il disturbo come anticipo. Ho già avvisato i tuoi familiari, sanno che stai bene, quindi non preoccuparti. C'è qualcosa in tutto questo che non mi convince. Scena inquietante. Kimar presenta Babbo Natale ai suoi figli. Sul serio, mi aspetto di vedere Babbo Natale afferrare un'ascia e massacrare i bambini. E non sono il solo, a quanto pare. Nel frattempo... Me, Boda, hiding in a dirty cave like a speckled Mars worm. Oh, un autoriassunto d'altri tempi. Soon all of Martians will be blithering idiots. Eh sì, perché adesso cosa sono? Voldar sta ovviamente progettando di sabotare i piani di Kimar e, conseguentemente, di arrecare fastidi al grasso barbone che nel frattempo ha già iniziato a sgobbare sul pianeta rosso.
No, davvero, questo è il nuovo laboratorio di Babbo Natale? Una fabbrichetta capace di sfornare solo 6 tipi di giocattoli diversi? Beh, speriamo che chiedano tutti le stesse 6 cose. Quella notte il baffoso Voldar entra nel laboratorio e sabota il macchinario, dopodiché si imbatte in Dropo travestito da Babbo Natale e, scambiandolo per quello vero, ripeto, scambiandolo per quello vero, lo rapisce. Non ho parole, sul serio, cioè un cattivo così idiota si vede raramente. Insomma, per sabotare il pannello si limita a staccare dei fili e non distingue la differenza tra un grasso Babbo Natale terrestre e un marziano in costume con un cuscino sull'addome. Ma come diavolo ha fatto a diventare un membro dell'elitario Consiglio di Marte? Ma che razza di collaboratore si sceglie, Kimar? Il giorno dopo, il macchinario inizia a sfornare bambole orsacchiotto, mazze da tennis e via dicendo. Nel panico, i protagonisti risistemano i fili e reiniziano a lavorare normalmente. Bravo Voldar, gran bel sabotaggio! Certo di tenere la situazione in pugno, il baffone ricatta Kimar. Are you sure you have Santa Claus? You know we have him. You mean you had him? How did he get out of the cage? Shim, the idiot! Quindi... Dai, arms up! Voldar, il fantozzi della malavita marziana. Che tristezza. I due criminali riescono comunque a liberarsi di Kimar con... una tavola da snowboard. Su Marte. Boh. Così il cattivone dà inizio alla resa dei conti finale. La caotica resa dei conti finale. Aspetti, Voldar, spara! No, davvero, il film vuole convincerci che per mettere in crisi un criminale marziano bastano bolle di sapone, casino d'ogni sorta e le risate di un omone barbuto? Sì. Fortuna, Kimar ferma questo scempio e arresta definitivamente il criminale. Ah, in teoria Drop è riuscito a scappare e riabbraccia tutti, ma chi se ne frega. Finalone. Babbo Natale e i bambini salutano tutti e vengono riportati sulla Terra, in tempo per la vigilia. Probabilmente perché su Marte i regali verranno recapitati via posta. Va bene, Santa Claus Conquers the Martians è un film destinato soprattutto ai bambini, ma l'avete percepita quell'atmosfera commerciale natalizia, la pseudo gioia e tutto il resto? Nemmeno io. Insomma, come si può pensare di inserire in un film con Babbo Natale aerei militari, marziani e concetti come il rapimento e il tentato omicidio? È un minestrone malato da trauma infantile. Cercherò di essere più diretto. Che morale stampa nelle menti dei più piccoli? Che Babbo Natale esiste ed è patrimonio dell'umanità. Che se ti manca qualcosa o qualcuno, la mossa più giusta da fare è rubare o rapire. Che se vieni rapito, devi diventare amico del tuo rapitore ed eseguire felicemente ogni suo desiderio. Che diamine, è una campagna pubblicitaria a favore della sindrome di Stoccolma. Dal punto di vista tecnico, Santa Claus Conquers the Martians non brilla per niente, anzi... La storia è un continuo trascinarsi all'evento successivo. Ci sono passaggi dove è possibile notare una certa carenza di idee, dai tappabuchi inutili come, non so, l'attacco dell'orso o gli aerei militari, a vere e proprie risoluzioni scialbe prive di senso come il combattimento finale. I dialoghi sono di una banalità imbarazzante, più che per bambini sembrano pensati per dei veri e propri idioti. E basti pensare che il 60% delle battute di Babbo Natale è costituito da risate anche fuori contesto. La recitazione raggiunge in certi punti abissi quasi concettualmente inarrivabili. Il vecchio struggente, i combattimenti, Dropo, da denuncia.
non giriamoci intorno. Santa Claus Conquers the Martians è il film a tema natalizio più brutto che io abbia mai visto. Beh, almeno fino ad ora. Bene, siamo giunti ai saluti. Penso che approfitterò delle festività natalizie per concedermi una piccola pausa. Non abbiate paura, comunque ci rivedremo anche via vlog. La prima stroncatura del 2015 arriverà circa a metà gennaio, o sabato 10 o sabato 17, ancora non ho deciso. Spero davvero che vi siate divertiti nel corso di questa stagione 2014 di Stroncando l'Orrore. E se così fosse, sapete che il merito è anche vostro, perché siete sempre più numerosi, incoraggianti, sempre pronti a darmi nuova motivazione, nuova carica. Grazie, grazie davvero. Detto questo, vi auguro buone feste e un felice 2015. Sì, lo so, ne abbiamo bisogno un po' tutti. Alla prossima! There's a God in Christmas.